aria tira? Ah, mi pare bella, frizzante direi. Quindi oggi è la presentazione di una lista, insomma, che per voi è rilevante, insomma, della competizione finale. C'è stato questo accordo nazionale, qual è la sua riflessione? Ma che sicuramente Alternativa Popolare può fare la sua parte, perché stiamo... L'importante è condividere un progetto. Il progetto che abbiamo per la nostra regione è di sviluppo, di infrastrutture, di sanità, insomma, tutti i temi che abbiamo condiviso, e quindi ben venga, li portiamo avanti insieme con molta determinazione. Vicino a lei c'è il capolista, vice sindaco di Terni. Che cosa chiede alla lista Alternativa Popolare per Terni? Io chiedo semplicemente che tutti insieme abbiamo un'idea molto chiara del futuro di questa regione, dove Terni gioca un ruolo importantissimo proprio per le caratteristiche che ha, proprio perché sede anche di sviluppo economico importante. La regione sta facendo investimenti su Terni significativi, dobbiamo continuare a fare questo e ad assicurare a tutta la provincia tutta l'attenzione che giustamente merita, per cui credo che la condivisione di questo percorso sia stata quello che ha portato poi alla fine a far parte di questa coalizione. Ieri c'è stato a Orvieto un primo dibattito fra i candidati sulla sanità, che ha partecipato con un video intervento. Ecco, sarà uno dei temi caldi per Terni e non solo, per Terni, per Orvieto, per la provincia di Terni. Ah, un tema assolutamente molto sentito, giustamente sentito, però un conto le mistificazioni, un conto esaminare realtà. Dopodiché, io non è da oggi che lo dico, Terni ha bisogno di un ospedale nuovo che sarà realizzato, pubblico, così come è necessario realizzare la sanità territoriale, quella che non c'era, quella che manca, proprio per dare risposte più prossime al proprio domicilio a tutti i cittadini, e per quella sanità di prossimità che serve anche ad evitare che per esempio i nostri anziani, chi ha patologie anche croniche che spesso sono legate all'età, vada a finire in un'idea di secondo livello come per esempio l'ospedale di Terni, che deve invece essere disponibile per l'alta complessità di cura, per tutte le eccellenze che Terni tra l'altro rappresenta. Per cui la riorganizzazione è fondamentale.